Benvenuti al primo appuntamento con il candidato Alzatevi, le nostre interviste ai candidati alle prossime amministrative, quelle 2023, 28, 29 maggio a Modica, Comiso e Ragusa. Benvenuta a Maria Monisteri, candidato sindaco a Modica, Buonasera, benvenuta. salve a Allora, tutti. un percorso iniziato nei fatti 5 anni fa con la candidatura al Consiglio Comunale di Modica, poi 4 anni in assessorato, un impegno forte, importante, deciso e adesso la scelta condivisa, lo hai più volte ribadito, all'interno di un gruppo di puntare alla poltrona nobile di Palazzo San Domenico, che come onere non è male. Sì, direi proprio di sì, una gran bella responsabilità. Sono stati 4 anni e mezzo, ma 4 anni e mezzo di lavoro vero, dove non ho mai interpretato la delega di assessore come una delega di rappresentanza, ma dovevo dare delle risposte a chi aveva creduto in me ed erano stati inaspettatamente tanti, anche perché per me era la prima volta di scendere in campo. Per cui io ho scommesso su poco meno della metà dei voti che poi sono venute fuori allo spoglio di quel 10 giugno del 2018. E così, se così, in maniera naturale, mi sono impegnata perché più lavoravo, più mi dedicavo alle mie deleghe, più capivo che si poteva fare qualcosa. Sono stati 1.000 i consensi 5 anni fa per una candidata al Consiglio Comunale. Ora, a mia memoria, non so se fosse record o no, credo di sì, per una bella responsabilità che si è portata Sì. avanti attraverso 4 anni e mezzo, l'hai sottolineato, di governo di questa città. Sì, sono stati 4 anni e mezzo che forse valgono il doppio perché non ci siamo fatti mancare nulla. Ricordo che sono stati nel 2020 abbiamo avuto la pandemia dove noi come amministrazione l'abbiamo affrontata in prima linea cercando di essere vicini alla città in tutte le maniere. Penso che sia stata un'operazione riuscita, non lo voglio vedere dal punto di vista politico, ma proprio come senso di responsabilità verso la città che comunque ci chiamava per avere un conforto e soccorso dall'istituzione comune. Ecco, quello è stato un evento in cui è venuto fuori il senso di appartenenza dei modicani, quel senso di appartenenza che io sinceramente pensavo continuasse nel tempo, che un po' si è diluito, ma sono sicura che sarà occasione per lavorare tutti quanti insieme di nuovo per la città. Insieme, uniti, compatti, condivisi, l'hai detto più volte Sì, durante perché ci la credo. conferenza stampa. È Sì, richiamata perché ci questo senso di credo. appartenenza, Maria. Io lo ricordo, cioè ci sono stati dei passaggi sul richiamo al senso di appartenenza all'essere modicano da parte tua. Sì, un senso di appartenenza che faciliterebbe a tutti i livelli il governo della città, perché spesso si delega, si è bravi a guardare dalla finestra e delegare a chi sta a Palazzo San Domenico o qualsiasi altra delegazione, del comune senza capire che il primo che deve amministrare è proprio il singolo cittadino nel suo ambito. Quindi se c'è qualcosa che non va bene, una criticità che noi magari che siamo amministratori magari non ci accorgiamo, non ci siamo accorti, è giusto segnalarlo Certo. con i giusti toni, perché se quella mancanza c'è stata non è stato per noi non volere, ma magari può essere stata una negligenza. E quindi io mi sono mossa sempre con dei toni pagati perché non so se è un difetto o vio pregio quello di trovare sempre il lato positivo sia delle persone che delle situazioni. E per cui quello che chiedo io è la collaborazione a tutti i livelli. Ci vuole un nome, un volto che rappresenti la città, ma questo non significa che sia soltanto io da sola. Senti, c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo di quella conferenza stampa, il passaggio sulla tua famiglia. Tu hai detto, ho dedicato 25 anni della mia vita alla mia famiglia, a costruire la mia famiglia. Evidentemente è una costruzione che continua, dico, ma che ha raggiunto i suoi livelli più importanti, si va adesso a rifinire. Ecco, per usare un termine così connesso proprio alla costruzione di qualcosa, adesso è il momento che dedichi tutta me stessa alla mia città.
Allora, una pecca che mi si è sempre additata dalla mia famiglia, che mi ha detto che non sono stata mai una persona ambiziosa, responsabile sì, ma ambiziosa. Però io sono una persona fatalista, nulla accade per caso. Per cui se io dall'inizio della mia vita matrimoniale se ho deciso di seguire mio marito, di assecondare, perché comunque la sua è una professione molto impegnativa, per cui qualcuno dei due doveva rimanere a casa e l'ho fatto veramente di cuore, ho seguito i miei figli in tutte le loro attività, mi sono presa cura anche dei figli degli altri e sono stata una mamma che ha tanto ospitato, che ha ospitato anche stranieri, la prima persona a cui si rivolgevano per fare ospitalità ero sempre io, l'ho fatto con tutto il cuore. Io ad un certo punto mi sono resa che ognuno aveva preso la propria strada e che era il momento comunque che potevo entrare in campo io, e devo dire che quando si decide, ossia con la carica assessoriale, come adesso sto osando pure ad ambire alla poltrona più alta della città, lo si deve fare soltanto quando si ha una base di serenità e si sa che ci si può dedicare a quel ruolo. Lo si può fare soltanto quando sai che a casa tutto bene. Chi è Maria Monisteri per Modica e chi è Modica per Maria Monisteri? Allora, chi è Maria Monisteri per Modica? Maria Monisteri per Modica è stata una persona che ha sempre desiderato il ritorno a Modica, se posso dire, perché ho passato la mia adolescenza fuori da Modica e ho sempre idealizzato il ritorno al Modica e mi sono sempre sentita fortemente legata alla città. E in maniera naturale mi sono dedicata sempre così ad attività del sociale, sempre per spendere nella maniera migliore il nome della città. Una città per cui ho rispetto perché io sono stata sempre che ho avuto una fantasia figurata, se così vogliamo dire, dove ho sempre visto Modica, questa nobile signora molto avanti negli anni a cui bisogna dare rispetto. Io non vedo Modica una città così una scritta, ma io vedo questa bella signora, anche una signora opulente, dove appunto questa sua opulenza è data dagli anni e dalla bella storia che ha e che adesso praticamente vuole continuare, ma ad aggiornarsi, vuole stare al passo con i tempi. C'è sicuramente un progetto, c'è un Sì. percorso che continua, l'hai ribadito anche questo. Ci sono 9 anni di amministrazione di Ignazio Abate, 4 e mezzo dei quali Sì. ti hanno visto protagonista, e tu hai sottolineato il percorso deve continuare. Sì, continuare, io dico continuare e non cambiare, perché ascoltando un po' quelle che sono state le candidature anche in altre città, il verbo ricorrente è quello di cambiare. Questo è continuare, ma magari con un profilo diverso che è il mio profilo. Io quando dico non Certo. sono Ignazio Abate, lo voglio dire perché, ma perché abbiamo comunque due vissuti, due storie diverse e quindi il mio sarà un agire sulla linea del percorso che abbiamo avviato, però giustamente con la mia impronta, col mio sigillo, se ci riesco, ma non un cambiamento forzato, ma un cambiamento naturale e conseguenziale al fatto che sono diversa io, sarà diversa la squadra assessoriale, volendo o nolendo sarà diversa anche la presenza dei consiglieri. Molti nuovi nomi si stanno facendo avanti e quindi capitale umano diverso, diversa tipologia di confronto da cui verranno sicuramente fuori nuovi progetti per la città. Senti, proviamo a tornare indietro di 6 anni. 2017, su per giù di questi tempi, qualcuno ti dice nel 2023 sarai candidato sindaco. Che fa? Lo prendi per pazzo? Lo fai rinchiudere? Ne chiedi un TSO urgente? Sì, lo prendo per pazzo perché veramente io quando dovevo
iniziare a scrivere il mio programma, perché io sono comunque una persona che tende a personalizzare le cose che fa perché me li devo sentire addosso, che devono essere mio, ma non nel senso egoistico, nel senso che non si deve mai andare oltre quella che è la mia personalità, insomma, a falsare il mio profilo. E così ho iniziato a scrivere. Nella prima frase che ho scritto è: non avrei mai potuto pensare di iniziare a scrivere il programma di un mio progetto politico-amministrativo. Cioè, se me l'avessero detto, non ci avrei neanche creduto. Io non volevo neanche candidarmi come consigliere comunale. L'ho fatto all'ultimo momento sul fil di lana, sfinita dalle insistenze di Ignazio Abate, che oggi ringrazio. Sì. Senti, tu sei delegata provinciale CONI, sei presidente sospesa della Sì. Sì. Scherma Modica, che è un po' la rappresentazione sostanzialmente del tuo modo di vedere le cose. Uno sport individuale, e tu in questo momento sei punta di un iceberg che è il vostro gruppo, ma che ha sempre ragionato di squadra. Sembra un paradosso, ma la Scherma Modica questa è stata nel corso degli anni. Sì, una squadra molto forte, le decisioni si prendono sempre tutti insieme, sono 38 anni di storia. La mia ascesa in campo così con questa in politica è stata condivisa, però è una delega comunque di presidente che comunque ho sentito sempre, mi sono presa la responsabilità legale di questa società, per cui ho continuato a lavorare ogni giorno. Questa via campagna elettorale giustamente mi distrae da questo impegno, non voglio che vada ad inficiare il lavoro costruito in tanti anni, per cui ho deciso di autosospendermi, anche se non c'è nessuno in conflitto fra le cariche. La stessa cosa, appunto, la settimana scorsa ho parlato con Sergio D'Antoni, presidente regionale, e invece lui, che è un politico di vecchia razza, conosciamo tutti, che è Sergio D'Antoni, mi ha detto: assolutamente, io continuo a dare la mia fiducia, il tuo è un ruolo di delegato. Il fatto che un possibile sindaco sia il delegato CONI o viceversa, dà ancora più importanza ad entrambi i ruoli. Ricordiamo che lui è stato anche fondatore di un partito, lui è un Esatto. politico per eccellenza, detto, assolutamente, anche perché ho visto che in altre regioni i delegati CONI hanno dei ruoli politici. Adesso c'è Laura Magoni, che è il delegato CONI di Bergamo, che è assessore allo sport della regione Lombardia. Perché è una cosa bellissima, abbiamo una chat delle donne delegate CONI, che è una delle chat più costruttive di cui faccio parte, perché siamo propositive, attive, basta una richiesta di un ambito sportivo e c'è subito la risposta pronta. Vedo che molte di loro sono impegnate in politica. Adesso ti dico un nome, Giorgio Scarso. Un nome che ho nel cuore in posizione centrale, che è l'unico che mi emoziona, non so se sente il tremore della voce. Non ci sono aggettivi abbastanza per poter definire quanto è grande quest'uomo, a cui devo tanto, che è stato lui per il primo a tirarmi fuori dal guscio e mettermi in mano il suo gioiello più prezioso, che è la scherma Modica. Dopodiché mi ha buttato in questi progetti internazionali che hanno ancora più legato il nome della Federazione Italiana Scherma alla città di Modica. Senti, non è sicuramente un'eredità leggera, no? 9 anni di Ignazio Abate alle spalle. Assolutamente, assolutamente. Infatti, molti mi dicono: ma tu non sei Ignazio Abate? Molti cercano Ignazio Abate, è come quando la mamma se ne va e lascia il bambino al papà, questo è che allora non ti manca. Allora sì, perché è molto forte la sua presenza in città, non potrò essere lui, cercherò di fare il meglio, ma certamente non ho il piglio di Ignazio Abate. Sono molto più. No, sono totalmente diversa da lui, anche se tante cose ci compensiamo. Sono stati 4 anni e mezzo di totale sintonia, di armonia. Siamo arrivati alla fine che bastava uno sguardo e non c'ho bisogno di parole per capire quello che bisognava fare. Grande sintonia con Ignazio Abate, sì. Ci pensi che potresti essere la prima donna sindaco della storia di Modica?
Sì, però in questo momento sento di più questa responsabilità che non il fatto appunto di poter essere la prima donna sindaco di Modica. Tra l'altro io adesso pensandoci bene, nella mia famiglia non sarebbe la prima volta perché io negli anni 50 il sindaco era il fratello di mia nonna che viveva proprio con mia madre, quindi vivevano la vita politica di quegli anni. Ricordo che erano gli anni in cui si avviava Saverio Terranova, di una quotidianità epistolare con Giorgio Lapira. Primi del Novecento avevo il mio bisnonno che era consigliere comunale e mio nonno Monisteri, sindaco di Ragusa Ibla. Quindi tutti quanti sono venuti fuori adesso, non ci avevo mai pensato. E comunque c'è questo modo così di avere degli incarichi politici, ma proprio come incarichi di servizio. Un'ultima domanda. Una delle canzoni più belle che siano state mai scritte e cantate si chiama La Cura e l'ha fatto Franco Battiato. E io alle tue spalle Sì. vedo quel Cura evidenziato Sì, sul resto del mi cremo. sposta, sì, la cura è un termine che è venuto fuori dai dialoghi che ho avuto appunto dal mio raccontare, perché ogni frase dei miei claim viene dal mio raccontare la mia vita. E cura è un verbo che uso tanto, forse il mio essere mamma, perché significa fare qualcosa con una maggiore sensibilità. E poi appunto c'è proprio una filosofia amministrativa che è quello proprio di Mamas are Master, che c'è una donna che comunque abbia fatto la mamma, è come se avesse fatto un master di amministrazione. Quindi un po' è ampliare il concetto di amministrazione familiare, che è quello di amministrare delle famiglie che sarebbero le famiglie modicane, tanto bizzarre, tanto diverse, ma è bello, è questo, lo stimolo è proprio questo, perché le cose belle nascono dalla diversità, come si dice, come la legge della genetica che dice la forza dell'eterozigosi, più è grande la miscellanea di geni, più forte è il soggetto che ne viene fuori. Grazie Maria, buon lavoro. Grazie a te per questo confronto, grazie.